Rivoluzione conclusa in casa Livorno Calcio con il presidente Aldo Spinelli che di fatto ha rinnovato gran parte dello staff dirigenziale tecnico. Già operativo il nuovo allenatore Luciano Foschi, ovvero colui che ha preso il posto dell'esonerato Andrea Sottil. Luciano Foschi è stato vice allenatore del Livorno nel campionato 2013-2014 e lo scorso anno ha guidato il Renate in Lega Pro. Già diretti due allenamenti in vista del match in programma contro il Siena, ovvero una delle partite tra le più decisive del torneo. Il neotecnico amaranto si è detto ovviamente soddisfatto per la fiducia ricevuta e per prima cosa vuol far capire ai suoi nuovi ragazzi quanto sia importante giocare a Livorno. Io credo che giocare a calcio questi ragazzi sanno cosa significa, però in certe piazze devono capire che non è come le altre, vincere a Livorno è diverso e credo che è difficile far capire ai ragazzi, soprattutto che vengono da fuori, quanto possa essere importante calarsi ogni tanto nei panni della tifoseria. È una cosa secondo me determinante che può essere il grosso vantaggio, che è quello di farsi trascinare. Adesso la parola aspetta al campo, ma soprattutto ai protagonisti, ovvero ai giocatori, a cominciare dal derby con il Siena, che Radio Bruno trasmetterà in diretta su FM 103 e sulla piattaforma web.